Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale Ai Caterpie. Quest'oggi continuiamo il viaggio alla scoperta dei mazzi che fanno più risultato e vi porto direttamente nella top 32 dell'internazionale di Francoforte con un fantastico mai visto finora sul canale Arceus Beedrill. Prima però, sigla. Ebbene sì, non l'avevo ancora portato sul canale, un Pokémon che a me personalmente piace molto, mi avete visto portarlo in altre vesti, Beedrill, ma mai con l'accoppiata che oramai va sicuramente più di moda assieme all'Arceus. È un mazzo che, sebbene a me piaccia, non ha mai convinto più di tanto, per quanto è vero che in ogni dei due che c'è stato finora, comunque negli ultimi tornei internazionali, si è visto sempre un Beedrill, per cui ha sicuramente il suo perché. Andiamo a capire bene di che cosa stiamo parlando. Visto che il mazzo sostanzialmente è incentrato attorno a Beedrill, iniziamo con lui. L'abbiamo già visto in un video passato completamente dedicato a lui, questo Beedrill single strike con il primo attacco, dice: se l'avversario ha delle energie speciali assegnate è KO. Bello, chiaro, semplice, diretto, soprattutto inaspettato. Perché? Perché sebbene siamo a conoscenza del fatto che, vedendo un'energia erba, la prima cosa che possiamo aspettarci assieme a un Arceus è sicuramente Beedrill, non è altrettanto scontato il fatto che riusciamo a prevenire questo Beedrill, perché se abbiamo un mazzo che attacca con le energie speciali, non possiamo fare a meno di giocare energie speciali. Per cui a un certo punto arriveremo avanti con il nostro attaccante, che per l'appunto ha attaccato, e Beedrill sarà pronto lì a fare la sua comparsa col pungiglione e farci fuori. Questa, bene o male, è l'idea del mazzo. Tutto quello che c'è attorno che cos'è? Semplice. Se non c'è un Pokémon avversario con energie speciali, dobbiamo in qualche modo far funzionare il mazzo, dobbiamo comunque portare a casa la partita. Per cui da qua arriva Arceus, che è dentro semplicemente perché è troppo figo, è semplicemente troppo forte, per cui sfruttiamo Arceus, sfruttiamo tutto di Arceus, sfruttiamo l'attacco, il potere, sfruttiamo qualunque cosa. Soprattutto la sua propensione a poter giocare contro qualunque cosa si trovi di fronte. E chi andiamo ad attaccare? Chi andiamo a caricare? Andiamo a caricare Flygon. Perché Flygon? Perché con 4 energie, che sono sicuramente tante, però 3 le carichiamo con l'attacco, fa Draconic Impulse. Se 160 più 160 se l'avversario è un VMAX e scarta 3 energie. Per cui di fatto one shotti praticamente i VMAX se hai una choice, perché 350 nessuno li riesce a resistere. Gli altri attaccanti che abbiamo sono principalmente attaccanti per andare a prendere gli avversari che giocano Arceus, per cui abbiamo uno Zapdos interamente incitato contro Arceus e anche un Urshifu per lo stesso motivo. Se giochiamo bene la coppietta con Urshifu possiamo anche dare fastidio col secondo attacco, perché sebbene non ci sia nel mazzo l'energia Rapid Strike, possiamo comunque mettere giù Urshifu energia Ryan e caricare in un turno il VMAX. Sia Flygon che Urshifu scartano energie, per cui dobbiamo stare attenti a questa cosa. Nel mazzo ci sono 3 Training Court. Rispetto ad altre versioni che ho visto di questo mazzo, allora questa lista non è assolutamente mia, arriva dalla, come dicevo, top 32 di Francoforte, e in particolare da Arn Van Breckel. Questa copia in collo, questo vi dico anche chi l'ha preso. C'era un'altra versione che ha fatto sempre top 32, 19esimo, è l'ex campione del mondo Magnus Persson, che giocava una lista molto molto simile. Alla fine il core, l'anima, l'essenza del mazzo è praticamente lo stesso, cambiano alcune carte. Ci sono alcune carte che io avrei voluto aggiungere in questa lista, che tipo il Rod, che in questa lista non è presente. Ce ne sono altre invece che tipo lo Zigzagoon è principalmente dentro per far quadrare dei danni molto specifici. Io ho fatto alcune partite di prova, due di queste sono partite di Zigzagoon, non è stato per niente divertente, ve lo assicuro. Detto questo, il mazzo a me personalmente piace molto, al di là del fatto che esteticamente è molto colorato e può sicuramente dire la sua questa. Il Beedrill lo mettiamo in campo sfruttando il Mustard, per cui non dobbiamo avere carte in mano eccetto a lui. Tutto il mazzo è costruito per poter funzionare attorno a questa cosa, per cui ci sono carte che vengono giocate liberamente e questa fantastica copia di Oranguru che ci permette di aiutarci nel momento in cui vogliamo salvaguardare una delle carte che abbiamo in mano. E
abbiamo il Monoluminion, il Monocrobat, c'è una linea 1-1 Urshifu, insomma, tante carte in monocopia che, di cui io, sapete, non sono esattamente un fan, ma che sicuramente hanno un loro perché in questo mazzo. Mi esce un po' così la Mono Escape, ci sono tre palloncini, è vero, avrei probabilmente voluto qualcosina in più, però una cosa che ho notato dalle partite che ho giocato è che comunque il mazzo ha una buona consistenza ed è una cosa affatto non scontata per un mazzo Mustard. Comunque io sotto questo punto di vista l'ho sicuramente apprezzato. Ora vi faccio vedere all'opera questo mazzo come funziona con qualche bella partita. Ciao Caterpies, questo canale è partner con TCG Park, l'ultimo ritrovato per quanto riguarda il gioco di carte Pokémon e non. Su questo sito nuovissimo, ma fin da subito potete già trovare un'ampia scelta di materiale ufficiale Pokémon, prodotti e accessori da Ultra Pro e a breve Pokémon Center. Perché scegliere TCG Park? Primo, è un sito europeo, niente spese di dogana, tempi di spedizione e costi di spedizione assolutamente in linea con il mercato. E secondo, il sito è nuovo, potete fin da subito approfittare delle innumerevoli offerte straordinariamente economiche, come per esempio buste Fusion Strike a 4 € e un box addirittura a meno di 130 €. Per cui, cosa state aspettando? La vostra nuova e imperdibile scelta, TCG Park. Lucas, ciao. Allora, siamo qui pronti per vedere se questo fantastico Beedrill riesce a dire la sua. In che senso? Vabbè, il mazzo, come detto, non è mio, per cui quello che arriva arriva. Sono interessato principalmente anche io a vedere come se la cava il mazzo. Mi piacerebbe non partire con entrambi i Beedrill in mano. Sicuramente questa è una cosa che mi piacerebbe molto, contando che non li posso recuperare, eccetera, perché non c'è il Rod. Il Mustard prende il Beedrill dal mazzo, per cui avere entrambi i Beedrill in mano è sicuramente una cosa antipatica. Qui abbiamo un Arceus Zamazenta, secondo me, contro. Di per sé non ha nulla per darci fastidio, perché non abbiamo VMAX, però. Allora, carte brutte ce ne sono. Allora, Quick Ball, scarto una. Oranguru, perché Oranguru? Voglio far sparire questi Beedrill. Ho un Pokéghiera in mano, per cui almeno un Beedrill posso salvaguardarlo. Va bene. Allora, vado così, vado tranquillo, sì. Allora, contro cosa sto pensando di giocare? Sto pensando di giocare non contro uno Zacian Zamazenta, però c'è la spada, forse è uno Zacian Zamazenta. È uno Zacian Zamazenta, era parecchio tempo che non vedevo uno Zacian Zamazenta in giro. Beedrill non servirà a nulla in questa partita. Beedrill non servirà a nulla perché stiamo parlando di un mazzo che non ha speciali al suo interno. Andremo quindi a sfruttare Flygon, forse. Principalmente Arceus, ovviamente. Ma Beedrill a questo punto posso anche tenermelo lì e scartarlo. Allora, posso fare KO? 2,20. Con Boss Order, Choice e Zigzagoon. Serve una carta di troppo. Diciamo così, va. Ok. Allora, direi Starbird. Una. Vorrei tenere le sta. Ah, guarda quante carte che ha in mano quello. Ma quante carte ci sono lì? Eh? Sì, Marnie. Le stadio le tengo. C'è una
una piccola guerra di stadio in corso con quelle che mi aspetto siano probabilmente delle cure. Ah, gli Arceus sopravvivono. Lo Zapdos comunque non è un brutto attaccante, sono 170 danni. È vero che va giù, però non è un brutto attaccante da usare. Allora, sto pensando che se carico un Arceus pulito sono 200 che diventano 230 con la Choice. Ho una turbo lì, per cui non so quanto sia worth in realtà come cosa. Allora potevo eventualmente assegnare la Durangur per ritirare. Vabbè, vediamo cosa succede. Choice. Rustle Shield. Energia dietro. Trovata la supporter. Vediamo se ho trovato la supporter. Non ha trovato la supporter. Cambio di stadio. Facciamo sparire Rai, anche tanto non ci serve. Tu no. Tu sì. Tu sì. Mustard, non metto in panchina Beedrill, ma pesco comunque le mie 5 carte. Perché? Perché sì. Perché penso che sia figo pescare 5 carte principalmente. Carico Urshifu. Allora, carico Urshifu, dare 3 premi. Può avere senso? Sì. Sì, può avere senso dare 3 premi. E fare anche i 120-120. Allora, non so bene quali altri Pokémon possa tirarmi fuori. Finché non mette in giù una nullità. Preferisco tenerlo, che può sempre servire. Tu vieni qua. Ok, prendo questo capo. Crobat non mi serve. Urshifu. Ah, il VMAX era nei premi, per cui. Va bene. Leon. Questo Leon è capo. Allora, questo Leon è il capo. Poi sono a una choice, è un Mew dal capo a mia volta. Vediamo se queste 6 carte ci danno una Ultra Ball. Che la choice. Papà, papà. Cerchi di ammazzare una supporter. Sì, vorrei Ryan, per favore. E Zigzagoon c'è. Perfetto. Segno la lotta qua. Prendo Ziggy. Due 10 con l'attacco. Zigzagoon, come abbiamo detto, è brutto partirci, ma ci dà una bella mano a far quadrare i danni. Capò. Zacian non è male, o meglio, Zamazenta non è male. Zamazenta in questo momento è un Pokémon di cui si parla tantissimo. Inizialmente avevo parlato di questo Arceus Zamazenta. Perché? Perché è una di quelle mazze che stiamo provando per i tornei. Zacian Zamazenta invece lascia molto a desiderare. Perché? Perché Zacian non è più forte di Arceus. Perché
figuriamoci ovviamente di Mew, ma in generale non è più forte di Arceus. Avere sempre sia la Choice che che il Leon per arrivare a fare un KO, che comunque non è KO se Zacian ha il Charm, non è il massimo, non è il massimo. Il mazzo ha fatto il suo, siamo riusciti a fare Mustard per pescare 5. Mustard, dall'effetto della carta, dice guarda nel tuo mazzo un po', cerca nel tuo mazzo un Pokémon single strike, bla bla bla. Il fatto di pescare 5 carte non è condizionato dal fatto di aver messo in campo il Pokémon, è condizionato dal fatto di far sì che il Mustard sia l'ultima carta che abbiamo in mano, ma non è condizionato dal fatto di aver messo in panchina il Pokémon, per cui possiamo comunque sfruttare il Mustard, come abbiamo fatto in questo caso, come supporter di pescaggio. Per cui scarto, pesco 5, easy peasy, lemon squeezy. Ciao Caterpillars, questo canale è partner con Po Town Store, il negozio numero uno online per la vendita di codici per il gioco di carte collezionabili. Ottenere questi codici è semplice, andate sul sito, comprate quello che volete e controllate la vostra mail, perché i codici vi arriveranno automaticamente in un attimo. In più, usando il codice iCaterpie avrete diritto al 5% di sconto su tutti gli acquisti. Cosa state aspettando? Scegliete subito Po Town Store. Lobofin, ciao bello. Hello. Hello. Lancia moneta, però lancio moneta. Vabbè, ovviamente è un mazzo Arceus, per cui vogliamo sempre iniziare se possibile. Questa non è una mano con cui vogliamo iniziare. Spostato, riusciamo a fare Mustard. Intanto vediamo se ci serve fare Mustard. Allora, non consiglio al mio avversario di mettere in campo troppi Pokémon per iniziare. Ok, questo va bene. Ah, peccato. Fammi pensare. Con questa butto via questa. Prendo Ranguru. 1, 2. Allora, se viene su una carta giocabile, giusto? Devo ovviamente capire se mi serve il Beedrill. È un mazzo Arceus, per cui non lo so. Vediamo cosa c'è nel mazzo. C'è Urshifu. Urshifu c'è. Sono fortemente indeciso. Penso di voler lasciare da parte il Beedrill. Comunque un altro Beedrill c'è nel mazzo. Sì, lascia un attimo da parte il Beedrill. Questo ci piace. Mew. Fuori energia, prendo Arceus. Perché prendo Arceus? Perché comunque avere in campo il VMAX non fa schifo. Cioè il V-Star non fa schifo. Te. E metto in campo, metto in cima la Ultra Ball, così se mi fa Marni non la subisco troppo. Ok, allora, vediamo che cosa fa il mio avversario, nel senso, Arceus Energia Buio può significare tante cose. Una volta era sicuramente Arceus Gengar, ora Gengar non è esattamente la carta che più mi aspetto di vedere, mi aspetto di più sicuramente la versione con il Moltres. E vediamo cos'altro. Il discorso di base è che ha bisogno del Doomsparce, altrimenti un mazzo Arceus di per sé non se la cava bene contro questo Zapdos Urshifu, quindi parecchia roba per andare a prendere la debolezza.
Ok, quindi Urshifu Moltres. Perché Urshifu Moltres? Potrebbe tranquillamente essere il Sylveon. Vedo Corrina, vedo Torre. Non sono sicuro che quel mazzo giochi Doomsparce. Allora, Starbird cerca nel mazzo due carte che vuole. Non ha giocato la supporter. Per cui questo mi fa pensare che voglia o andare a fare boss, perché la supporter ce l'aveva in mano, che era Corrina. Per cui o vuole fare boss e quindi fare un 180 qualcuno dietro, o addirittura andare a cercare il KO grazie a Choice e Zigzagoon, come potrei fare anche io. Di certo questo Urshifu per lui è un'enorme minaccia. 180 danni, Crobat da 2. Un altro Pokémon debolezza lotta. Di certo la soluzione peggiore per lui sarebbe fare KO questo Mew. Ok, ecco il Sylveon. Marni. Ho messo in cima la Ultra Ball. Sto pensando che Sylveon. Quella fa male. Allora, la carta che pesco la scarto con la Ultra Ball, evolvo Mustard. E vediamo nelle 5 carte se riusciamo a trovare una stadio. Allora, se non sbaglio, potrei ovviamente sbagliarmi, eh. Allora, Zapdos con un'energia fa il KO. Non sono sicuro con che energia possa attaccare Sylveon. Non volevo scartarti. Vai via. Potremmo salvaggiare meglio. No. No. Tu sì. Evolvo perché? Perché se non riesco a trovare stadio ed energia per attaccare con Zapdos, devo attaccare con Urshifu. Metto sicuramente giù il Beedrill. Ahimè, non ho trovato la stadio, per cui Zapdos è bloccato. Non mi sento di avere molte alternative. Do l'energia erba ad Arceus. Perché? Perché se assegna un'altra base a Sylveon, Beedrill è inutile. Per cui preferisco avere Arceus pronto. Comunque un'energia erba. Posso sempre trovarla tra le due carte dei premi più quelle di Oranguru. E attacco. La mia avversaria ha solo tre carte in mano e i poteri bloccati. Ecco la stadio. Per cui la cosa peggiore che mi può capitare ovviamente è subire questo KO. Ripeto, avrei voluto fare il KO con Zapdos, però quella pick mi ha fatto davvero malissimo. Allora, Evolution. Ok, lì. Questo Sylveon contro cui sto giocando ha fatto top 8 all'internazionale. È un mazzo molto interessante. Peonia. Un mazzo che io, quando abbiamo visto assieme la lista durante la live, io non riuscirei mai a giocare. È un mazzo che gioca
tantissime carte in monocopia. Anche qua Sylveon ce l'ha in 2-1, per cui due base in evoluzione. Se l'evoluzione tra i premi e questa Peonia l'ha mancata, il mio avversario ha perso la partita. È vero che stiamo parlando di una singola carta che deve andare nei premi, quello che vuoi. Però è anche vero che se... cioè io ho un internazionale, non me la sento di rischiare così. Ok, 70, 130. Non ha comunque il KO. Caspita. Allora, vediamo di fare male al mio avversario. Fare male in che modo? Allora, l'unico modo per tirare è un escape. Per questo non posso fargli niente. Posso eventualmente fare danno al Crobat. Vabbè, facciamo così. Facciamo così. E voglio attaccare con Arceus. Il problema è che letteralmente l'unico modo per tirare questo Urshifu è un escape rope. Un'altra delle cose che io non apprezzo particolarmente, il fatto di dover buttare via un escape rope per questo. Però questo c'è. Per cui escape. Vediamo se mi dà l'Octillery o il Cramorant o il Crobat. Ok. Allora, sono tentato di fare boss in modo da avere il KO in due colpi. Dunque. Metto giù Arceus. Recupero questa energia. Mi serve Flygon. Avrei potuto mettere giù Flygon. Avrei sicuramente potuto mettere giù Flygon per fare il KO. Però se faccio un attacco in due colpi va bene comunque. Attacco. Uno, due, tre. Due, tre. Allora, un'energia lotta qua. Un'energia lotta qua. E un'energia erba qua. Perché ho distribuito l'energia in questo modo? Perché voglio fare in modo che Urshifu eventualmente possa fare i 120 a 2. Perché 120 a 2? Perché chiamandolo avanti Crobat, io faccio 5 premi in un turno. Sono 120, per cui KO Crobat, 120 più Zigzagoon, KO Sylveon. Per cui mi sto preparando l'Urshifu in caso di... in caso serva. Il mio avversario deve principalmente... allora, Urshifu è sicuramente la cosa che dovrebbe fargli più paura. Vediamo se legge questa cosa. A me, è vero, serve un... ma lui non mi fa KO questo turno. Se non mi fa KO questo turno, la partita per me è decisamente in discesa. Ok, niente. Io ritiro, mando avanti Urshifu. KO davanti con la Choice, KO Octillery. G-Max. Uno, due, tre e quattro. GG. Allora, c'è tanto da dire. Entrambi i mazzi, io adesso ero fermo, ero inchiodato. Ero straordinariamente settato. Avevo tutto, avevo uno Zapdos che poteva attaccare, uno Urshifu che poteva attaccare, un altro Arceus che poteva attaccare, che sarebbe potuto essere un Flygon non avessi avuto il boss. Avevo davvero tanto. Oranguru è comodo perché mi rende immune alle Marni
e mi aiuta a fare il Mustard. Il Beedrill è un'arma a cui bisogna sempre stare attenti. Adesso il mio avversario ha dovuto necessariamente mettere giù Sylveon prima e caricarlo con l'energia base per non avere l'energia speciale che lo avrebbe messo in pericolo. In generale è un mazzo molto interessante. Ha ovviamente delle partite che non sono il massimo, tipo Malamar per esempio, non avete modi di dargli fastidio, soprattutto se ha Manaphy per cui vi impedisce l'Urshifu. Ma al di là di quello ci sono alcune cose che a me spaventano, tipo la partita contro Mew, che in teoria dovrebbe essere tra le più semplici, perché ogni volta che c'è un Mew va KO grazie a Beedrill. È una partita che rischia di essere antipatica se Mew vi devasta troppo velocemente fin da subito. La partita contro Urshifu Moltres, quindi il mazzo di Wada che ha vinto il torneo, è un mazzo che può tranquillamente giocare tutta la partita senza energie speciali, e voi soffrite molto il fatto di avere contro un Urshifu a vostra volta. Insomma, è un mazzo che è molto interessante Beedrill. Io non ho ancora ben capito in che maniera si imponga all'interno del meta, però è sicuramente un modo sofisticato di giocare che a me piace, per cui il Mustard in generale è una carta che io adoro. Mi piacerebbe che avessero fatto che ci fossero più modi di sfruttare Mustard, se un altro adesso c'è il Beedrill, per cui raga, provate questo Beedrill. L'avevamo già fatto un mazzo con Beedrill, perché Beedrill è figo, perché Mustard è figo, proprio è un modo di giocare interessante perché è diverso, è questo. A me piace il fatto di promuovere dei modi alternativi. Una tematica come quella di Mustard si è vista davvero poche volte nel corso del tempo, gli ultimi erano Arch e Maxi. E il fatto di poter tirar giù in un colpo l'avversario che ha energie speciali semplicemente con un Beedrill è qualcosa di incredibile, soprattutto perché è anche un monopremio, per cui tanta roba. Contro ho fatto alcune partite che sono davvero impiantanissimo, proprio partite di Zizzo come deleterio, avere le carte in mano che ti bloccano il Mustard quando vorresti. Ogni tanto gli ingranaggi non entrano come dovrebbero, però capita un po' a tutti i mazzi. E allora, onore a chi è riuscito con questo mazzo a fare top in qualunque dei tornei. Se non sbaglio anche il buon Lucas ce l'aveva fatta a Liverpool, se non ricordo male. E è un mazzo che vediamo questa volta per la prima volta sul canale, spero che sia stato di vostro gradimento. Spero che il mazzo e il video vi siano piaciuti, così fosse mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto col prossimo video e tutte le sere in live su YouTube. Ciao Caterpies!